Sto registrando con la Fuji X70. Fujifilm X70. Una compatta? Una mirrorless a ottica fissa? Non importa come volete definirla, quel che conta è che è veramente un'ottima macchina con rapporto qualità-prezzo eccellente. Questa Fujifilm X70 è disponibile in due colorazioni, in questo momento io ho in prova il modello completamente nero. Permette di realizzare foto veramente carine, ben fatte, di alta qualità, nonostante il prezzo comunque abbastanza contenuto e visto il genere di macchina fotografica. Al suo interno troviamo un sensore X-Trans, noto ovviamente per la serie Fujifilm, di 16 megapixel. Il controllo ISO di questa macchina fotografica è veramente buono. Arriva purtroppo, e qui una nota dolente, a 6400 ISO, il massimo purtroppo che può raggiungere questa macchina fotografica lato RAW. Se volete raggiungere ISO più alti con lo scatto in JPEG, quindi con l'elaborazione direttamente on camera, è possibile arrivare a ISO molto più alti. Questa macchina fotografica si presenta veramente bene. Lo stile vintage di Fujifilm, che praticamente è quello che lo contraddistingue di più rispetto a tutte le altre macchine presenti sul mercato, è veramente eccellente, a me piace da morire. Continuerò a dire sempre che secondo me Fujifilm lato estetico è veramente la numero uno. Per quanto riguarda la macchina fotografica, il corpo è molto compatto, molto leggero, lo possiamo mettere in tasca da tutte le parti, è proprio come una punta e scatta, ma di qualità veramente superiore. Presenta, dicevo, un corpo quindi molto piccolo, leggero, buono il grip, anche se chi ha mani molto grosse, diciamo, talvolta può trovare delle difficoltà a maneggiare questo tipo di macchina. Molto ben fatto, mi piace tantissimo lo schermino dietro reclinabile e inclinabile, quindi un qualcosa di veramente eccezionale, dicevo reclinabile fino a 90 gradi, quindi la possibilità di sfruttare anche questa Fujifilm per farsi i cosiddetti selfie o comunque anche per fare delle riprese o delle autoriprese. Restando sul lato estetico, abbiamo incorporato un piccolo flash, purtroppo di bassa potenza. Potrete trovare tutte le specifiche tecniche sul sito www.photoshoptutorial.it, però abbiamo la possibilità di attaccare un flash esterno grazie alla slitta Hot Shoe. Nella parte superiore della macchina fotografica troviamo due ghiere, quindi la possibilità di sfruttare al meglio le impostazioni della nostra macchina fotografica è importante soprattutto per i neofiti o per chi cerca un utilizzo molto veloce e pratico della macchina fotografica, la levetta auto. Questa levetta ci permette di utilizzare la macchina fotografica molto velocemente, rapidamente e semplicemente ottenere delle grandi foto. Dal punto di vista sempre estetico, buona la posizione dei pulsanti, mi piace come è stata impostata la parte superiore della macchina fotografica. Una piccola nota di demerito, visto che ho avuto modo di provare anche la modalità video durante il periodo di prova, è il posizionamento del tasto REC, posto praticamente vicino alla ghiera della compensazione e al pulsante di scatto. Un pulsante un po' nascosto, un po' difficile da premere, non ha una buonissima sensibilità per quanto mi riguarda. Ho avuto un'esperienza migliore con tante altre tipologie di macchine fotografiche, questo pulsante REC posizionato qua e dal punto di vista della sensibilità non mi è piaciuto molto. Nella parte retrostante troviamo invece il nostro pannello con tutti i pulsanti dedicati alle impostazioni della nostra macchina fotografica. Pulsanti completamente impostabili, quindi ottima la strategia di casa Fujifilm di fornire un corpo macchina che comunque è personalizzabile al massimo. Introduzione di un nuovo pulsante, tra virgolette, strategico, tattico, nella parte sinistra della macchina fotografica che ci permette di agire con ulteriori personalizzazioni. Un pulsante che, se non ricordo male, è la prima volta che Fujifilm implementa sui suoi corpi macchina, attualmente non l'avevo mai visto. Se voi l'avete visto, avete avuto già modo di provarlo, commentate nel video. E ottima anche il posizionamento dei pulsanti di cancellazione e di visualizzazione delle foto nella parte superiore dell'LCD, purtroppo però con l'inclinazione a 90 gradi del nostro schermo questi pulsanti si nascondono o vengono nascosti dal corpo macchina, quindi un piccolo difettino di questa macchina fotografica, ma veramente niente di particolarmente trascendentale. Sempre nella parte retrostante abbiamo una ghiera, ma non è proprio una ghiera come la vogliamo intendere nel senso classico, infatti è una, tra virgolette, simil ghiera
che permette di fare dei cambiamenti soltanto spostandosi verso destra o verso sinistra senza ruotare a 360 gradi. Quindi è una finta ghiera che permette quindi lo spostamento a destra e a sinistra nel caso in cui volessimo cambiare velocità di scatto o quant'altro, diaframma o quant'altro, ovviamente a seconda delle impostazioni che abbiamo inserito per ogni pulsante, oppure ci permette anche tramite una pressione di agire, di entrare anche in altre impostazioni della macchina fotografica. Particolarità veramente interessante è la lente montata su questo corpo macchina, una lente di 18,5 mm, quindi una lente che ci permette di sfruttare appieno la visualizzazione grandangolare della stessa, con una particolarità veramente simpatica che Fujifilm ha implementato su questo corpo macchina, ovvero sia la ghiera dei diaframmi, quindi la possibilità di impostare i diaframmi semplicemente agendo sulla ghiera posizionata sull'obiettivo. Abbiamo anche la possibilità ovviamente di impostare quelli che sono i comandi relativi alla ghiera di messa a fuoco, in quanto la ghiera qua davanti può essere, ripeto, una ghiera di messa a fuoco, o eventualmente le impostazioni riguardanti la stessa possono essere cambiate. Quindi una lente molto particolare, dalla buonissima qualità, una lente che consiglio soprattutto per gli amanti della street photography. Una lente che è F2.8, molti, guardando anche varie recensioni su internet e leggendo altri articoli, consigliano a Fujifilm, in un ulteriore modello, in un futuro modello, di montare un'ottica più luminosa. Sinceramente non ne capisco l'utilità, è un fisso 2.8 e comunque buono, per me va bene così. Una messa a fuoco veramente rapida da parte di questa Fujifilm X70, che è un po' controtendenza a tutti i vecchi modelli che presentavano invece modalità di messa a fuoco molto molto più lente. I 77 punti di messa a fuoco permettono di selezionare con tutta la semplicità di questo mondo il soggetto o l'elemento che vogliamo mettere a fuoco rapidamente. Possiamo mettere a fuoco semplicemente spostando il punto di messa a fuoco grazie alle freccette che troviamo nella parte retrostante del corpo, oppure possiamo addirittura selezionare l'elemento da mettere a fuoco tramite lo schermo LCD touch. Uno schermo LCD buono, ben definito, con un touch veramente che non manca un colpo, quindi veramente complimenti a Fujifilm. Un touch particolare che può essere attivato o disattivato in varie sessioni di scatto, quindi possiamo scegliere di utilizzarlo in certi ambiti, toglierlo in altri, e possiamo addirittura usare il touch come selezionatore di punti di messa a fuoco, oppure usare il touch come punta e scatta, quindi puntiamo, selezioniamo il punto e scattiamo la fotografia. Buona anche la connettività di questa Fujifilm, come tanti altri modelli sorelle di questa macchina fotografica, abbiamo il wifi integrato, quindi la possibilità di connettere la nostra macchina fotografica al nostro smartphone per poter interagire con la stessa con un hardware esterno. Non sono moltissime le porte di connettività presenti all'interno di questa macchina fotografica, infatti nello sportellino apposito troviamo una porta di connessione per un microfono che purtroppo richiede un jack non standard, ma quelli di più piccola fattura, altre due porte che consentono di connettere la nostra macchina fotografica a caricabatterie e ad altri hardware esterni. Come sempre, per maggiori informazioni tecniche riguardo questo modello, sul sito www.photoshoptutorial.it trovate tutte le specifiche. Passiamo ora invece al lato batteria. Ovviamente la batteria ricopre sempre un ruolo importante all'interno della vita di una macchina fotografica e dell'usabilità della macchina fotografica stessa. Batteria molto longeva, soprattutto accoppiato al risparmio energetico, alla modalità di risparmio energetico che Fujifilm ha implementato in questo modello. Quindi una possibilità per tutti i fotografi di poter sfruttare appieno questa macchina fotografica in una sessione di scatto o una durata di scatto, ma anche di riprese video, molto molto lunga. Particolarità di questa Fujifilm che mi ha colpito, perché diciamo non tutte le mirrorless, sono tutte le compatte insomma presenti sul mercato, implementano, è la possibilità di ricaricare la macchina fotografica direttamente tramite il cavo USB. È un qualcosa che stanno pian piano iniziando a montare su quasi tutte le macchine, però purtroppo ancora tante mirrorless sul mercato vengono vendute con il caricabatterie apposito. La possibilità quindi di ricaricare questa macchina fotografica con un cavo USB, semplicemente collegandolo al computer, a un power bank o a qualsiasi altro dispositivo che abbia un'entrata USB, è veramente veramente eccellente. Ci permette quindi di poter sfruttare appieno la batteria della nostra macchina fotografica, perché in qualsiasi momento in cui dovesse mancare qualche tacca, tramite un power bank o qualsiasi altra tipologia di hardware che abbia un'entrata USB, possiamo ricaricare questa Fujifilm.
per concludere questa recensione vorrei parlarvi appunto della parte video e soprattutto poi delle mie esperienze che ho avuto utilizzando questa macchina fotografica. Si registrano dei buonissimi video, purtroppo la qualità ovviamente della macchina fotografica non è buona lato video e lato foto, è molto più buona lato foto in quanto se dovessi registrare dei video non andrei sicuramente su questa tipologia di macchina fotografica, resterei per esempio più su una Panasonic o comunque andrei su Canon. Non mi piace quindi moltissimo, si fanno dei bei video per l'amor di Dio, ma non mi piace moltissimo la tipologia di macchina fotografica per fare delle riprese, quindi consiglio questa macchina fotografica per chi volesse registrare dei video solo ed unicamente per fare video di vacanza o comunque le classiche audio riprese con lo schermo reclinato. A questo punto concludo con le mie impressioni personali. Devo dire che in questo mesetto che ho avuto l'opportunità di provare questa macchina fotografica, ormai non nuova, presente sul mercato da un po', devo dire che comunque sono rimasto soddisfatto. Una buona macchina fotografica che mi ha permesso di fare delle buone fotografie. Anche Marco Saccardi ha provato questa macchina fotografica e ha scritto le sue opinioni sul sito, troverete quindi l'articolo sul sito. Devo dire quindi che, visto il prezzo e vista la qualità, soprattutto anche la buona resa dal punto di vista ISO, devo dire che appunto consiglio vivamente questa macchina non a chi volesse un corpo principale, perché ovviamente se siamo dei fotografi, amatori, professionisti che sia, un corpo principale quale quello della Fujifilm X70 non è consigliabile. Quindi io consiglio a tutti quelli che vogliono fare fotografie in vacanza di prendere in considerazione questa macchina. Sicuramente l'ottica fissa frenerà molti, ma non preoccupatevi perché è veramente buona la qualità e anzi ci permette di sviluppare le capacità di fotografo, quindi ci permette di, lavorando con una semplice ottica, una semplice focale, di migliorare quindi l'aspetto compositivo, tutta la parte della ricerca della buona luce e quant'altro. Quindi è anche un esercizio che spesso bisognerebbe provare a fare. Che dire, quindi ottimo il prezzo, trovate il link per l'acquisto ad Amazon. Se avete qualche domanda riguardo l'esperienza che ho avuto con la mia Fujifilm, o meglio con la Fujifilm X70 che mi è stata prestata, potete commentare il video o cercarmi sulla pagina Facebook Emanuele Brilli Photoshop and Photography. Ciao!